È stato il primo collegio misto d'Italia. Il Ghislieri di Pavia festeggia i 50 anni della sezione femminile inaugurata nel 1966, un cambiamento storico per il mondo universitario italiano. Rimaniamo a Pavia, dove la sezione femminile del collegio Ghislieri compie 50 anni. Sono più di 1000 le ragazze che dagli anni 60 ad oggi hanno studiato nelle aule di quello che è diventato il primo collegio misto d'Italia, una svolta storica nel nostro mondo universitario. Il servizio. È stato il primo collegio misto d'Italia, aprendo le porte alle studentesse nel 1966. All'inizio erano solo una quarantina, ma da allora oltre 1000 ragazze hanno alloggiato e studiato al Ghislieri di Pavia. Promotori di questa rivoluzione furono il rettore Aurelio Bernardi e Sandra Bruni, matematica e filantropa, che attraverso la sua fondazione permise la costruzione della sezione femminile del collegio. Che ha segnato anche forse anche un passaggio nella cultura, ecco, della nostra società, con un'iniziativa che precedentemente forse non sarebbe stata possibile. Noi forse abbiamo preceduto un po', abbiamo fatto da battipista, ecco, da apripista, e siamo anche orgogliosi di questo, ma soprattutto volevamo sottolineare l'importanza di questi 50 anni, che sono una bella cifra. Per celebrare la ricorrenza, il collegio ha organizzato una mostra intitolata Ne fu cacciato Goldoni, ora ci entrano le donne. Lo stesso titolo utilizzato dal Corriere della Sera in occasione dell'inaugurazione della sezione femminile avvenuta nel 1967, alla quale partecipò anche l'allora presidente del Consiglio, Aldo Moro. Ed è anche un modo di unire 50 anni di ghisleriane, quindi dalle prime alunne entrate nel 66 alle matricole arrivate nel novembre del 2016. Quindi è stato concepito come una cosa viva che ha visto la partecipazione attiva di oltre 110 alunne che ci hanno mandato le loro foto e le loro testimonianze. Oltre a questo abbiamo una sezione effettivamente di documenti d'archivio che raccontano come Sandra Bruni e il rettore Aurelio Bernardi riuscirono a partire dal 64 a mettere in piedi il progetto che poi portò nel 66 alla nascita della sezione femminile.